Buongiorno, buonasera, io sono Elena e siccome questo Natale probabilmente sarà un po' merdaviglioso, volevo consolarmi con un po' di cultura leggendovi un articolo della Donna di Casa del 21 dicembre 1893. Se come me siete appassionati di epoca vittoriana e eduardiana e non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi! Il Natale. La festa di Natale fu istituita da Papa Telesforo nel secondo secolo dell'era nostra, in seguito proposta di San Cirillo di Gerusalemme, il quale, vedendo che la Chiesa primitiva confondeva il Natale con l'Epifania, chiese che tale confusione più non durasse e fu Papa Giulio I che proclamò il 25 dicembre come giorno preciso della nascita di Gesù Cristo. Fin dai primi secoli della Chiesa, il giorno di Natale è sempre stato per moltissimi popoli una festa eminentemente popolare, perché, come dice il Manzoni, l'angel del cielo agli uomini, nunzio di tanta sorte, non dei potenti volgesi alle vegliate porte, ma fra i pastor devoti al dormondo ignoti, subito in luce appare. Nessuna festa è più lieta di quella del Natale, destinata a celebrare la nascita del Redentore. Ma siccome gli usi variano in ogni paese, ove trovasi l'allegria e la gioia a prescindere da questa solennità, così noi tenteremo di descrivere alcuni usi di questa festa, quasi universale, di cui il più commovente carattere è la riunione della famiglia di tutti i suoi membri. Le tre messe. Quella di mezzanotte è sempre attraente, non solo per le memorie cristiane che evoca, ma anche per quella tinta fantastica che le dà l'ora in cui viene celebrata. La prima a mezzanotte, la seconda all'alba e la terza al levar del sole. E le cerimonie tenevano desta tutta la popolazione, la quale confortavasi nella cena lucilliana che l'attendeva dopo la messa di mezzanotte. Oh, quanto noi siamo degenerati! Ora non si cena più, o la cena è assai volgare. Il feudalesimo non contentavasi del maiale di stagione, ma inseguiva il cinghiale nel fondo delle foreste, si batteva corpo a corpo con lui e lo portava al castello fra il suono delle trombe e delle ribecche. Il ceppo. Anticamente il ceppo rappresentava il quarto o anche la metà di un tronco d'albero, del quale erano ben capaci i camini di quei tempi. La grande solennità consisteva nel battesimo del ceppo. Trovato il ceppo, alcuni contadini se il portavano festanti al padrino e la madrina, poiché, come in tutti i battesimi, vi era un padrino ed una madrina, ai quali spesse volte pronuba era la festa. Pronuba per gli antichi romani era la matrona che assisteva la sposa nel giorno del matrimonio, quindi spesso il padrino e la madrina diventavano marito e moglie. Allora il capo della casa faceva da prete e il battesimo si celebrava secondo il rito più ortodosso. Terminato il battesimo, il ceppo era messo ad ardere per una delle estremità sotto l'ampio camino e la serata consumavasi mangiando schiacciate e focacce. In Inghilterra. Molti popoli celebrano distintamente la festa del Natale e quella del Capodanno. Conviene struggere a sorsi i propri piaceri. Gli inglesi, sempre affaccendati, mostrano di far presto divertirsi per finire prima il loro Christmas, unendo insieme il Natale, il Capodanno ed anche una parte del Carnevale. I pranzi di famiglia si danno il giorno di Natale, in sale ornate di vischio, albero sacro degli antichi inglesi, mentre i fanciulli si aggirano intorno ad alberi sorprendenti, le cui frutta sono di fantocci e ninnoli. Quando il Christmas dinner, pranzo di Natale, è terminato, in tutte le case principia un ballo di famiglia, che termina soltanto all'ora della cena. E dopo che tutti i ballerini, i quali portano un ramoscello di ellera o di agrifoglio all'occhiello, baciano la loro danzatrice e le posero il ramoscello fra i capelli. Alla cena mangiano il Grand Plum Pudding, sul quale la padrona di casa versa brandy e sherry. Ciò fatto, ognuno della famiglia mena in giro un lungo cucchiaio nel piatto dove sta il plum pudding e pronuncia un augurio. Le giovinette inglesi usano impinzarsi di mince pie, pasticcini, perché è tradizione che il numero dei loro anni di vita dipenda dal numero dei pasticcini che mangeranno al pranzo di Natale. In Germania, la sera di Natale, Weihnacht,
si fa una cena di famiglia, e quella la sera della gioia, perché i congiunti. Subito hashtag congiunti. Si perdonano vicendevolmente i loro torti. Ogni ira viene sedata, ogni dissensione composta ed ogni rancore sopito. Oh, benedetto il Natale, quando porta tali frutti! I fanciulli aspettano con impazienza che sia terminata la cena per correre al Christbaum, albero di Natale. Quest'albero, un usto di doni, si compone di un grosso ramo di pino o di agrifoglio tolto dalla foresta. È verde come la speranza e vigoroso come la gioventù. Mille lucini scintillano fra i rami. Sospesi a fili invisibili stanno gli angeli annunciatori della buona novella. Sopra un po' di muschio è coricato il Christkindl, bambin Gesù, circondato da un'infinità di giocattoli di Norimberga, destinati alla giubilante famigliola. In Francia. I francesi, dopo la messa di mezzanotte, usano avere una cena formidabile, a cui danno il nome di Réveillon. Ogni dipartimento appella al Réveillon un menù tradizionale che sarebbe lunghissimo esporre. I contadini serbano l'ultimo tizzone del ceppo per accendere il ceppo dell'anno venturo e ritengono come segno di malaugurio se una persona zoppa, guercia o scalza entra nella camera mentre il ceppo arde. Essi credono che tutte le grosse pietre poste sulle creste delle montagne girino tre volte su di loro stesse durante la messa della mezzanotte e che in quella notte medesima i morti escano dalle loro tombe. Il loro antico curato, sepolto vicino ad essi, si alza egli pure e li raduna attorno alla croce del cimitero, ove recitano insieme le preci della Natività. Un po' confusi. Nel contado di Nizza, ancora oggidì, usano nella notte di Natale adunarsi in allegro convito che chiamano Gaukafuik, gaudio intorno al fuoco. E, giunti alla frutta, quattro dei capi bizzarramente vestiti, simboleggianti il gallo, il bue, l'agnello e l'asino, intuonano i loro Noels e si avviano verso la chiesa cantando. In Norvegia. In Norvegia usasi, con gentil pensiero, di far parte anche agli uccelli delle gioie del Natale. Piantano al di fuori delle case un altissimo fusto coronato da erbe e da semi appetitosi, onde gli uccelli cui la rigida stagione non offre che scarso alimento vicino ai laghi, copiosamente se ne cibano. Dopo la cena della vigilia di Natale viene pubblicato il Giulfredo, o Pace di Giul, che dura una settimana, nel corso della quale nessun piccolo malfattore può essere arrestato. Nel Mecklenburgo, una regione nord-occidentale della Germania. La sera di Natale i signori ed i vassalli, i ricchi ed i poveri, i giovani ed i vecchi si riuniscono per festeggiare la nascita del Nazareno e dal suon dei rustici pifferi e delle cornamuse intrecciano danze e vuotano gotti di birra spumante. Attenzione! A mezzanotte in punto la ragazza più giovane della comitiva emette un belato simile a quello dell'agnello, volendo con ciò significare che è nato il figlio di Maria. Allora tutti smettono di ballare e di bere e vanno processionalmente alla chiesa ad assistere alla celebrazione della messa notturna. Dopo che il sacerdote ha pronunziato il consueto Ite Missa Est, tutti fanno ritorno alle proprie case e, mentre i bambini mettono le loro scarpe sotto la cappa del camino perché il neonato Gesù le riempie di dolciumi, gli adolescenti, adulti ed i vecchi si seggono al focolare e, aspettando che spunti il giorno, narrano leggende e tradizioni riferitesi alle glorie della loro patria. In Spagna, nella notte di Natale, che chiamano Noche Buena, notte buona, si estraggono gli estrepos, gioco così formato. Si mettono in un'urna i nomi dei galanes, cavalieri presenti, in un'altra quelli delle signorine. In una terza i biglietti che indicano i regali da farsi e, finalmente, in una quarta le stroffette che indicano l'oroscopo di ciascun vincolo effimero da stringersi quella sera tra i due sessi. Una bambina estrae un nome di un uomo e di una donna e poi il regalo che quella coppia deve farsi nei primi 8 giorni. Dopo la messa di mezzanotte,
che chiamano Misa del Gallo, si riuniscono a cena e mangiano la tradizionale zuppa fatta di latte di mandorle, mentre la padrona di casa consegna ad ogni singola coppia l'oroscopo che venne estratto dalla quarta urna. Ed infine, in Danimarca. È credenza nei danesi che nella notte di Natale tutti i mobili di casa parlino tra di loro come persone vive e, fino a che Gesù non sia nato, si permettono di criticare acerbamente i padroni ai quali essi servono. Questa è bellissima. Le donnicciole poi credono che, nella notte precedente alla nascita del Redentore, le streghe si riuniscano sotto l'ultimo noce secco dell'anno per compiere le loro fattucchierie ed abbiano da Belzebù il permesso di trasformarsi in gatte, in nottole, in rospi ed in ragni enormi per stregare chi vogliono. Ma pensano che se le fattucchiere non compiono i loro malefici prima che suoni la mezzanotte e che il bambinello Gesù mandi il primo vagito, nessuno dei sortilegi riuscirà secondo le male intenzioni delle serve del diavolo. E qui prendiamo commiato dai cortesi lettori e dalle gentili lettrici della donna di casa, mentre auguriamo loro che la fiamma del ceppo possa bruciare tutti i pensieri che le rendono tristi e tutti i dolori che le accasciano. E gloria in excelsis Deo in terra pax. Alberto Buitini. Grazie Alberto. Mi unisco all'augurio di Alberto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.